Avete sentito che non si svolgerà la fiera di San Bartolomeo a Fano? Secondo lei è giusto, signora? È stato deciso questa mattina? Io sono quasi d'accordo perché troppo, dai, troppo contagio c'è, troppo assembramento. Noi non siamo di Fano, quindi siamo di parte, siamo della Sicilia, quindi posso dare un parere mio personale. Allora, io sono d'accordo al fatto di limitare i contagi perché è troppo pericoloso, è diventato pericoloso di nuovo, e andare in lockdown di nuovo non me la sento perché è stato pesante. Quindi bisogna limitare le cose che non servono, eccessive. Per il resto bisogna stare sempre attenti, mantenere un po' di distanze. È appena stata annullata la fiera, Fano. Voi che siete di Parigi, che cosa ne pensate? Giusto evitare queste manifestazioni? È difficile di stare a un metro di lontani. Dunque è meglio così, però. Io, se per il bene, sì. Se no per i poveri che devono lavorare un pochino avranno anche bisogno. Comunque decideranno loro, io non è che... Io sono sempre andata alla fiera perché siamo di qua. Ma io sono d'accordo, sì, perché cioè, con queste cose che abbiamo adesso sono d'accordo. Comunque per me sono d'accordo perché con tutta questa cosa che c'è, adesso hanno chiuso le discoteche, va benissimo, anche se io sono nell'attività, però... Comprende la problematica. Comprende la problematica, esatto. A Fano è stata annullata la fiera, dalle vostre parti a Torino che cosa succederà? Siete d'accordo con questi provvedimenti? A me spiace se viene annullata anche qua, perché me la ricordo e è una gran bella occasione per venire. Poi diciamo che non vedo perché, se c'è la distanza, abbiamo le mascherine, secondo me è un peccato. Meglio prevenire che curare. Cioè, se si dovessero formare degli assembramenti, il rischio aumenterebbe dei contagi, no? Per cui, insomma, è meglio così. È d'accordo che a Fano non si svolgerà la fiera? Cosa ne pensa? Da turista avrebbe partecipato? Avrei partecipato, ma al momento mi pare grave, quindi va bene non farla. Di no, perché a Riccione c'è tanta di quella gente, come vediamo anche qui, e anche se passeggi nei vicoletti, per le strade c'è gente. Quindi che senso? Non ha senso vietare una cosa e far fare altre cose. Boh, non lo so, è un po' una tragedia, non le saprei dire, penso di no. In Emilia Romagna com'è la situazione? Si organizzano eventi di questo tipo? No, si organizzano però a numero chiuso, non hanno quell'effetto, sì, che può avere un, sì, evento. Un numero chiuso. Sì. Dai, quest'anno è andato così, penso, spero che finisca presto, perché non si può vivere così. Vietare anche vini spiaggia, c'è tanta di quella gente, passeggi, vedi chi è che indossa la mascherina, chi è che e passi così, cioè, ma gli strisci. E allora anche lì dovrebbero. Anche lì c'è, cioè, così in spiaggia, che senso ha non fare una fiera e danneggiare delle persone che lavorano? Io la penso così. Oddio, con i problemi che ci sono stati è un dispiacere, però credo che sia una cosa necessaria. Sì, è meglio, sì, perché attualmente riprende i contagi. Io vivo a Parigi, ci sono 3.000 allora, e qui ci sono, quando ce n'è 2.000 più o meno. Meglio evitare, dice lei. È meglio evitare, sì, è meglio. Quindi conosce la fiera di San Bartolomeo, è giusto, sì, che sì, sia stata annullata? Ma secondo me sì. Meglio così, per evitare contagi. Certo, cioè, annullano le cose delle discoteche, i cosi, poi facciano la fiera che non è incontrollabile, no? Chiaramente. Quindi meglio così. Quindi secondo me è meglio così.